Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eminenza Reverendissima, poco più di un mese fa il Signore ha chiamato a sé Monsignor Javier Echevarría, prelato dell'Opus Dei. Per i fedeli della prelatura e tanti amici, un vero padre, e per la Chiesa intera un pastore esemplare. La ringrazio di cuore a nome di tutti per aver voluto presiedere questa Eucaristia che offriamo in suffragio del nostro prelato e per manifestare così in maniera tangibile la sua consolante vicinanza in questi momenti. Sono felice di essere stato testimone non soltanto dell'amore verso Dio e verso il prossimo, che si manifestava in tantissimi piccoli particolari della vita del prelato, ma anche della fraterna amicizia che lo univa a Vostra Eminenza, della vera gioia che sperimentava quando aveva occasione di incontrarla e dell'immediatezza con cui ogni volta che gli parlavo di lei, Eminenza, aggiungeva: prego molto per l'Arcivescovo di Milano. So che espressioni del genere non erano formali, ma manifestavano un profondo affetto e una vera vicinanza nella preghiera. Nel 2012 ho pregato insieme a lui in questo Duomo, dopo aver incontrato Vostra Eminenza, e ricordo la devozione semplice e filiale con cui volle accendere 3 candele all'immagine della Madonna, la riconoscenza con cui si fermò a pregare davanti alla tomba del Cardinal Schuster e l'amore con cui salutò per prima cosa il Santissimo Sacramento. Per dovere filiale siamo qui riuniti a pregare per il suo eterno riposo e lo facciamo uniti intorno a lei, Eminenza, manifestando anche così il nostro amore per la Chiesa intera e per la Chiesa ambrosiana. Preghiamo anche per i lavori iniziati proprio oggi del congresso elettorale che condurrà alla scelta e alla nomina del nuovo prelato dell'Opus Dei. Con questi sentimenti filiali ci apprestiamo ad iniziare questa celebrazione. Fratelli e sorelle carissimi, accostiamoci con fiducia a Dio, nostro Padre. Nella sua bontà perdoni le nostre colpe e ci doni di partecipare a questa celebrazione con una coscienza pura e un cuore lieto e operoso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia gran colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che chiamando al ministero episcopale il tuo servo Javier, lo hai annoverato tra quelli che nella tua Chiesa succedono agli apostoli, donagli ora di partecipare con loro alla gloria del tuo regno eterno. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: vi farò salire dalla umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci si è permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopodiché egli vi lascerà andare. Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e giovi a salvezza. Lettura di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo l'efficacia della sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù, nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia, mediante la fede in Lui. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Alleluia. Crede abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché anch'essi contemplino la mia gloria. Benedicimi, Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, chiamate a sé i 12 discepoli, il Signore Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda d'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani
e non entrate nella città dei Samaritani, e rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Parola del Signore. Sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. Le parole del Signore a Mosè sono parole di consolazione, che descrivono un Dio presente nella vita del suo popolo. Dio, che aveva stabilito la sua alleanza con Abramo, a cui aveva promesso una incalcolabile discendenza, non cessa mai di visitare il suo popolo. Il Signore compie nella nostra esistenza personale, ecclesiale e sociale la nostra salvezza proprio col suo permanente venire a visitarci, come Dio fece con Mosè. Come afferma San Bernardo, si poteva accontentare di aiutarci dall'alto della sua potenza, ha invece voluto donarci tutto se stesso, ha voluto condividere con noi la vita umana per renderci partecipi della vita della Santissima Trinità, comunione eterna di amore. È il mistero della nascita del Figlio di Dio nella carne che abbiamo appena celebrato. Proprio nell'imminenza del Santo Natale, il Vescovo Javier si è abbandonato al suo Signore. Come ha scritto nell'ultima lettera del dicembre stesso del 16 alle sue figlie e ai suoi figli, ha fatto sua la preghiera della vigilia della prima domenica dell'Avvento romano. Vieni, Signore, non tardare. Ed è stato esaudito. Gesù, carissime sorelle, carissimi fratelli, veramente condivide con noi ogni istante della nostra esistenza. Lo fa qui ed ora, nel presente della storia. Egli è sempre con noi, se noi non lo rifiutiamo. Per questo, come dice il Salmo, lo acclamiamo come la roccia della nostra salvezza. Nella vita della Chiesa, lo Spirito dona al popolo la presenza permanente del risorto, servendosi degli apostoli e dei loro successori, con Pietro e sotto Pietro, come garanti dell'unità. Abbiamo ascoltato nel Santo Evangelo che Gesù chiamò a sé i suoi dodici. Ne conosciamo i nomi,
come conosciamo tanti nomi dei loro successori, uomini che generazione dopo generazione hanno accolto la chiamata del Signore per servire la Chiesa ad immagine del buon pastore. Prima Pietro e Giovanni e Giacomo e poi su nel tempo Agostino, Ambrogio, Carlo, fino ad arrivare a vescovi come il Beato Alvaro o il compianto Don Javier, figli carissimi di San José Maria. Uomini che lungo la storia hanno lasciato tutto perché sentivano e sapevano di aver ricevuto tutto da Dio. Ognuno di loro potrebbe applicare a sé le parole dell'Apostolo che abbiamo inteso. A me, che sono l'ultimo tra tutti i santi, è stata concessa questa grazia. Quale? Annunciare alle genti, a tutti, le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo. In questa schiera di vescovi possiamo ben annoverare Don Javier, della cui vicinanza amica anch'io ho potuto godere personalmente. Vorrei mettere in evidenza un aspetto particolare della sua vita, perché lo ritengo un'indicazione preziosa non solo per tutti coloro che partecipano a vario titolo alla vita della prelatura, ma per tutti i fedeli cristiani. Nell'itinerario esistenziale di Don Javier si percepisce con chiarezza trasparente che nessuno può essere padre se non è figlio. Basta pensare al suo rapporto con il Beato Alvaro e con San José Maria. E ho usato il verbo al presente, non se è stato figlio, come avviene naturalmente, ma se non è oggi figlio, permanentemente figlio. La paternità che in forza del ministero episcopale e del suo compito di prelato dell'Opus Dei, Don Javier ha vissuto, è stata così feconda perché egli non ha mai smesso di considerarsi e di vivere come figlio da quando fu già nel 1948. Figlio di Dio, figlio della Chiesa, attraverso, lo ripeto, il suo viversi come figlio di San José Maria e del Beato Alvaro. Essere grati, carissime, carissimi, al Signore per la paternità di Don Javier implica quindi essere consapevoli della responsabilità che è affidata anzitutto ai membri dell'opera, ma che si dilata a diventare responsabilità per tutti noi, consapevoli del compito che vivere da figli, quanto il Signore ci domanda nel qui ed ora della storia, è decisivo, soprattutto in questo grande cambiamento di epoca. Così lui fece, promuovendo l'azione ecclesiale dell'Opus Dei in tanti paesi, senza sosta. Il suo mistero è una commovente documentazione dell'invito del Signore che emerge dal Vangelo di oggi. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Il suo è stato un magistero profondo perché è ben radicato nella realtà, nell'ordinario quotidiano investito dalla fede. Abbiamo bisogno come Chiesa più che mai di uomini e di donne che vivono nel quotidiano, nell'ordinario della vita, un riferimento intenso a Gesù, a Maria Vergine, ai suoi santi, un amore a priori per la Chiesa Santa di Dio,
al di là dei limiti degli uomini di Chiesa. Allora, carissime figlie e carissimi figli, la liturgia mette sempre sulle nostre labbra e nei nostri cuori le parole più adeguate, le parole più vere. E così tra poco, nel prefazio, reciteremo queste parole che si trasformano in preghiera della Chiesa ambrosiana e del suo rito per Don Javier. Dicono così: è nostro vivo desiderio che il tuo servo vescovo Javier venga annoverato nel regno celeste tra i santi pastori del tuo gregge e possa raggiungere la ricompensa di coloro con i quali ha condiviso fedelmente le fatiche della stessa missione. Amen. Fratelli e sorelle, sorretti dalla promessa del Padre che in Cristo morto e risorto non abbandona il suo consacrato nel sepolcro, eleviamo le nostre suppliche. Preghiamo insieme dicendo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per il popolo cristiano, sia testimone della vittoria pasquale del tuo Figlio, promuovendo la vita e la dignità umana, ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per il Santo Padre Francesco, ricolmo dei tuoi doni di grazia, guidi la Chiesa nel cammino dell'unità, ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra. Per il nostro arcivescovo Angelo e i suoi collaboratori, per tutti i vescovi e i sacerdoti, siano pastori secondo il cuore di Cristo, ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per i fratelli che sono nella prova e nella sofferenza, sperimentino la tua vicinanza e la nostra concreta solidarietà, ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per il vescovo Saverio, che ha esercitato il ministero episcopale con grande discernimento, sia accolto nella liturgia beata del cielo, ti preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Esaudisci benevolo, o Padre, le preghiere che ti rivolgiamo a suffragio del tuo servo vescovo Javier, buono e diligente nella tua Chiesa, per la fedeltà con la quale ha servito al tuo nome, fa che viva in eterno nella beata comunità dei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'insegnamento del Signore, prima di presentare i doni all'altare, scambiatevi un segno di pace.
accogli, o Dio, questa offerta sacrificale che ti presentiamo per il Vescovo Javier, e poiché tu lo hai chiamato alla dignità episcopale, dalla tua benevolenza riceva il premio del suo fedele servizio per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Noi osiamo sperare che sia conforme alla tua bontà e sapienza assegnare in cielo un posto di singolare splendore a coloro che in terra hai chiamato alla guida della tua Chiesa. Perciò è nostro vivo desiderio che il tuo servo Javier venga annoverato nel regno celeste tra i santi pastori del tuo gregge e possa raggiungere la ricompensa di coloro con i quali ha condiviso fedelmente le fatiche della stessa missione. E noi, uniti a tutte le creature beate, con voce unanime innalziamo a te, o Padre, l'inno della lode perenne. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere, santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai detto con la tua croce e la tua
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, San Carlo, San José María e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di conciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Javier, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con voi. Beati gli invitati
alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, ti supplichiamo per il tuo servo, il Vescovo Javier, tu che lo hai costituito ambasciatore di Cristo in mezzo agli uomini, in virtù di questo sacrificio di salvezza, astergilo da ogni residuo di peccato e accoglilo nella tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Ringrazio voi tutti per questo gesto molto bello che esprime un forte senso ecclesiale e illumina in maniera del tutto particolare, oltre alla figura del Vescovo Javier, del Beato Alvaro, di San José María, il compito di ciascuno di voi e il compito di ciascun cristiano in questo tempo delicato di passaggio. Attraverso Don Matteo saluto voi tutti ad uno e anch'io vi invito alla preghiera per il processo che comincia oggi o che è cominciato questa mattina per la nomina del nuovo prelato dell'Opus Dei. Bisogna pregare intensamente perché colui che verrà scelto con l'aiuto dello Spirito possa stare nel grande solco tracciato dal Fondatore a beneficio della Santa Chiesa e a servizio di tutta l'umanità. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Portate la benedizione della Santissima Trinità nelle vostre case, ai vostri cari, a quanti incontrerete oggi, in modo particolare alle fasce più deboli, come i bambini, gli anziani, gli ammalati, quanti sono nell'ombra della morte e tutti gli esclusi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Amen.